Salve a tutti, sono Emanuele Crava, benvenuti a questo nuovo video dedicato al fai-da-te. In questa occasione volevo farvi vedere come fare un bastone tipo o colorazione animalier utilizzando il pirografo e ovviamente della vernice impregnante. Ecco. Come vedete adesso ve lo faccio scorrere, questo è un bastone. Non è proprio dritto, però insomma è particolare, ecco, dove la parte finale non è ancora stata terminata, nel senso che la parte superiore, a parte la colorazione che non ho terminato, è praticamente finita. E adesso farò vedere come fare la parte inferiore. E come ho già detto, praticamente è una lavorazione a pirografo punteggiato su un legno, diciamo, già impregnato. Adesso che l'operazione col pirografo è terminata, passo della carta vetrata per renderlo omogeneo. E togliere i residui di bruciature che possono dar fastidio al tatto, anche se questa è la parte bassa. Ecco, adesso basta passare del flatting per evidenziare le differenze di colore e sviluppare questo effetto leopardato. Ecco, ho appena passato del flatting ancora freschissimo, per cui non appoggio da nessuna parte. Come vedete, l'effetto illuminante è notevole. Effettivamente sembra una pelle di animale. Ecco, e niente, poi dopo qua si opacizzerà. È praticamente terminato. Ho deciso di migliorarlo ulteriormente facendo un foro in questa fascetta maculata per inserirvi una cordicella che migliorerà, tra virgolette, l'impugnatura in modo che il bastoncino o il bastone comunque non sfugga di mano. Ora che il foro è stato effettuato e la cordicella è stata appunto inserita, è possibile impugnarlo direttamente attraverso appunto la cordicella per evitare che possa sfuggire di mano, magari si dovesse usare in campagna, ecco. Per cui la parte superiore si può dire terminata. Per quanto concerne la parte inferiore, che è questa, io ho valutato due possibilità. Uno che è il normalissimo tappo da gamba della sedia, ecco, ovviamente della misura giusta. Adesso non è inserito perfettamente, però una volta inserito, appunto, evita che si scivoli appoggiando il bastone stesso. L'altro invece è quello più classico da bastone da montagna, cioè un puntale in ferro. Comunque a livello personale ho optato nella scelta per questo qui, che adesso schiaccio completamente, ecco, questo qui, che è ovviamente molto più pratico, d'altronde non penso che lo userò in campagna, non so neanche se lo userò, d'altronde l'ho fatto per hobby. Comunque, ecco, questo qui secondo me in questo momento è l'ideale. Dovessi andare in montagna, cambierò la punta. Niente, il bastone è terminato, adesso ve lo farò vedere nella sua interezza. Grazie a tutti, alla prossima.